Patatini e patatini, e benvenuti in questo nuovissimo video. Ho appena finito una live su Periscope ed è stata la mia prima live. Ne ho dovute fare due di live perché la prima non avevo capito come attivare i commenti, quindi ho fatto un casino. Però sono rimasta troppo contenta di questa live perché molte di voi si sono divertite, quindi mi sono divertita tantissimo anch'io. Se non mi seguite su Periscope, mi chiamo Gloria Fair Off. Vi scrivo comunque qui come mi chiamo e anche nell'info box se vi dovesse interessare. Sono qui oggi per fare un video sui prodotti che mi erano arrivati tempo fa, alcuni utilizzati, alcuni ancora no, quindi per parlarvene in generale e farvi vedere alcune anteprime. Parto con quello che ho già utilizzato, quindi parto con il Clarisonic Mia 2. Mi è arrivato in questa bellissimissima pochette e all'interno appunto c'era il Clarisonic in questa custodia rosa. Io ho il Clarisonic Plus, quindi quello bianco enorme. Questo qua è nettamente più comodo da utilizzare e si può anche portare in viaggio perché occupa veramente poco spazio, vi lascia la pelle ultra pulita e ultra morbida. Mi doveva arrivare quella testina cashmere, io ero convinta fosse quella in dotazione, invece no, la testina cashmere è a parte. E quando appunto ho detto che non mi era arrivata, non c'era nella scatola, mi è stato detto che mi arriverà. Quindi non vedo l'ora di provare anche la testina in cashmere perché l'ho sentita dal vivo ed è veramente una cosa stramorbida e non vedo l'ora di utilizzarla per tutte le zone delicate del viso. E questa è quella che ho provato ultimamente, che sto utilizzando ultimamente, quindi quando mi dite Gloria, hai il viso più pulito, è per questo. Uno dei tanti motivi è perché sto riutilizzando il Clarisonic. La cosa figa è che c'è il caricatore che va praticamente magnetico, quindi si appoggia sul Clarisonic, si attacca la spina e si carica. Il secondo prodotto che sto amando alla follia, che ho bramato veramente per un botto di tempo, è la Tangle Teaser. Allora, è oramai famosissima, però molte non la conoscono ancora. È una spazzola per capelli. E non è una spazzola qualunque, è una spazzola che veramente non tira i capelli, scioglie e districa tutti i nodi, soprattutto non tira i capelli, mi si formano di quei nodi assurdi. Stringo praticamente i denti perché ho il terrore di farmi male, ogni volta mi faccio male. Da quando ho provato questa è proprio vero, quello che dicono è la signora spazzola. Io mi sono innamorata, non tira i capelli e li districa, cioè è una cosa pazzesca. Sti dentini che poi sono veramente normalissimi. Cioè non hanno niente di che, ci sono quelli corti e quelli lunghi, non c'è nessuna magia, li spazzola e non li tira, è una cosa favolosa. E questa la potete trovare da Sephora. Ah, non ve l'ho detto, anche il Clarisonic lo trovate da Sephora. Altri prodotti che ho utilizzato e che ancora non vi avevo mostrato nei video sono questi blush. Sono tantissimi. Allora, questi sono i Flushed, mi pare si chiamino, i blush della Polly Pocket. Perché come vedete il packaging è veramente stile Polly Pocket, stranissimo, ma molto carino perché allo stesso tempo sono pucciosissimi da avere. E i colori sono 6. Abbiamo Baby Love, che è il colore più nude tra tutti e potrebbe anche essere utilizzato come terra, infatti io a volte lo utilizzo come terra per il contouring essendo veramente bianca cadaverica. Poi c'è questo qua un po' più salmonato che si chiama I Will Always Love You, e come vedete anche questo è un color biscotto, si potrebbe veramente utilizzare come terra. Poi c'è questo più rosino che si chiama Love Hangover, e anche questo come vedete è un biscotto super chiaro con una punta di rosa, un rosa un po' più salmone. Questo è veramente forte, infatti tutti quanti sono ultra pigmentati, non l'avrei mai detto, e vanno stesi veramente poco alla volta perché altrimenti vi macchia, talmente sono potenti. Questo qua si chiama Justify My Love ed è quello che ho utilizzato di più perché è un rosa che mi piace particolarmente, come mi sta, insomma, come sta con il mio incarnato. E questo color malva, strabello, e si chiama Your Love is King. È che questo all'interno non è proprio un color malva, ma è un biscotto un po' più scuro. Il pack fuori non rispecchia tanto l'interno del prodotto, però sono tutti quanti veramente molto carini. Altro prodotto Too Faced, non ve l'ho detto, sono della marca Too Faced. Altro prodotto Too Faced che ho provato è il famosissimo blush Sweethearts. È un blush leggermente perlato, di queste tre tonalità, quindi da un fucsia a un salmone a un arancio chiaro. Ha un effetto un po' madre perlato, ma veramente poco. Ed è, rispetto agli altri blush, molto chiaro, come vedete. Va applicato più volte. Chiudiamo con Too Faced e vi faccio vedere la novità che mi è arrivata. Uscirà in autunno ed è una novità autunnale insieme a questi blush Polly Pocket, come li chiamo io. Anche il pack di questa palette è stranissimo, sembra veramente un giocattolo. E questo è l'interno della palette. Un quadrato con i marroncini oro, un quadrato con i marroncini un po' più rosati e un quadrato con i verdi.
come vedete. E all'interno abbiamo anche una matita nera, una Kajal, che si chiama Perfect Black. La scrivenza di questa palette sembra buona, non l'ho ancora provata sugli occhi, ma l'ho sbocciata così con le dita. Però quando la proverò appunto vi saprò dire se è effettivamente scrivente o meno. Per adesso gli ombretti, le palette Too Faced non mi hanno delusa, insomma. C'è una zanzara che adesso... Passiamo ad Urban Decay, l'ultima marca di questo video che vi mostro. Mi è arrivata la roba veramente tanto tempo fa, però non ho avuto modo di farvi vedere tutto, quindi ho deciso di parlarvene in questo video. Parto con i prodotti labbra. Questi qua sono gli Eye Color Lip Gloss Revolution e sono veramente tantissime tonalità. Non li ho utilizzati tutti, ma qualcuno sì, come ad esempio questo qua che sto adorando, che lo uso praticamente sempre perché è un color carne che sta sempre bene. E questa tonalità si chiama Kinky, è veramente un colore pieno, si stendono facilmente, il colore è super pieno, super pigmentato, durano un sacco e mi piacciono tantissimo come lip gloss. Non sono un amante dei lip gloss in generale, però quando scrivono così tanto e coprono le labbra, li utilizzo spesso, quindi questo qua è entrato nel mio cuoricino perché mi piacciono tantissimo i nude. Non mi stanno bene tutti i color carne, però questo veramente mi piace un sacco. Altro colore che mi piace ma mi sta meno bene rispetto a Kinky è Fail Bay, che è questo qua, un rosa Barbie non troppo acceso, sempre un color carne un po' più rosato. Poi c'è un rosa un po' più acceso che si chiama Scandal, però non è neanche tanto forte, si può portare tranquillamente. Simile a Scandal abbiamo Quiver, che è questo qua un po' più scuro. Passando ai colori un po' più forti, abbiamo questo viola bellissimo che adoro e si chiama Bittersweet ed è appunto un viola veramente super power. Apocalypse invece è questo viola più scuro, un prugna quasi, ed è veramente, anzi più un vinaccia, veramente bellissimo anche questo. Passando ai rossi arancio invece abbiamo questi ultimi, questo qui che si chiama Brick House, che è un color mattone scuro, un rosso non troppo Ferrari, si chiama 69, e poi abbiamo Punch Drunk, che è un arancio bello potente, veramente questo è un arancio super super acceso, un rosso aranciato. Come prodotti viso mi sono arrivati questi blush anche, si chiamano Afterglow, e iniziamo con questo arancione, il primo che ho tirato su si chiama Bang, e questo è il colore interno, come vedete è veramente molto 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 acceso. La pigmentazione di questi è veramente altissima, come vedete scrivono un sacco, anche io che me lo stendo sulle nocche sono un genio. La chiusura è magnetica, quindi ultra comoda da aprire e da chiudere. Troviamo poi Score, che è uno dei miei preferiti che ho utilizzato, che sto utilizzando, mi piace tantissimo perché questo finisce un po' perlato, ma non troppo, veramente, queste micro pagliuzzine dorate che riflettono pochino pochino. Poi abbiamo Fetish, un altro che mi piace tantissimo perché è molto simile, però un po' più scuro e matte completamente. Poi c'è Quickie, che è un fucsia fluo, e anche questo molto molto bello, ma non lo porto sempre perché è veramente molto acceso, dipende dai trucchi che faccio, altrimenti spara troppo. E per ultimo abbiamo Obsessed, che è questo rosa Barbie, anche questo molto molto bello, ma dipende dai make up che faccio perché altrimenti stona. Ultimi prodotti Urban Decay e ultimi prodotti del video che vi faccio vedere sono questi 5 ombretti, alcuni provati, anche qui altri no. Ho provato e conosco questo qui che si chiama Beware, che è un marroncino bellissimo da utilizzare nella piega. Ce l'avevo già perché avevo preso la palette, quella in edizione limitata, di Glinda e Teodora, quindi avevo all'interno, mi pare, in Teodora. Ho provato anche questo viola che si chiama Backfire, che è un viola perlescente, un po' metallizzato, anche questo molto molto carino. E ha una consistenza quasi burrosa. Questo è il colore, non rende affatto, però è veramente super pigmentato, con questi riflessi fucsia, veramente molto bello. Quante volte ho detto veramente? Poi abbiamo Dive Bar, che è questo blu, anche questo simile al viola come consistenza e come finish, perché ha un finish anche questo un po' satin, un po' metallizzato. Ho provato e non potevo non provare questo verde che si chiama Lounge, che mi piace tantissimo perché è un grigio verde rossastro. Veramente strano da spiegare perché ha questi riflessi, questo è veramente un duochrome favoloso, è un marroncino rossastro con una punta di grigio e questi riflessi verdi, veramente molto molto bello, anche al centro della palpebra come punto luce riflesso, bellissimo, favoloso, lo adoro. E poi abbiamo quest'altro che si chiama Reef, che è un matte però con queste
micro pagliuzzine qua e là, ma veramente impercettibili di oro, che si chiama Reef. E niente, queste erano tutte le novità che non vi avevo fatto vedere, alcune utilizzate appunto, alcune no. Spero che questo video vi abbia fatto piacere. Io sono ultra felice di aver registrato questo video, soprattutto perché mi mancava tantissimo parlare con voi. E niente, noi ci vediamo al prossimo. Vi mando un abbraccione gigante e tanti tanti bacini. Ciao patatine e patatini!